Tutti ragazzi, sono Sara Chana e Wolf e oggi ho un importante annuncio da farvi, importante, un annuncio da farvi. Allora, premetto che sono consapevole, pienamente consapevole di trovarmi veramente in condizioni indecenti, però vabbè. Allora, stamattina sono andata a vedere i risultati degli esami di maturità. E mi hanno passato, sì, perché ho dato l'orale una settimana fa. Stamani sono andata a vedere i risultati e vabbè, esito positivo chiaramente. Quindi ho passato l'esame. Ho fatto 68 su 100, non è tanto, però non mi lamentate, sono molto contenta. Io puntavo al 60, sinceramente, perché non sono molto, come dire, non sono molto ambiziosa. Comunque sia, e quindi, visto che adesso so i risultati, posso tranquillizzarmi, posso fare video tutto il giorno. E quindi a questo punto, vi volevo dire una cosa. Allora, che succede? Siccome sono stata appunto promossa, ho fatto la maturità, sono matura, si fa per dire. E, come regalo per la maturità, ho deciso, già da tempo in realtà, di farmi regalare dai miei genitori una nuova televisione. Ho venduto la mia era un 32 pollici, sono riuscita a venderla in questi giorni in privato, ci ho preso un poco però, almeno ho raccimolato qualche soldo e con i miei soldi e quelli dei miei genitori mi compro una nuova televisione e la prossima settimana, fra 3 giorni, vado a comprarla e prenderò un 48-49 pollici, quindi sarà una cosa veramente immensa, io avevo un 32, quindi insomma, da un 32 a un 49 c'è una bella differenza. L'ho già visto, è bellissimo, ragazzi. Cioè, 50 pollici full HD praticamente, 49, 50, siamo lì. Io volevo il 50, ma non c'era. Cioè, 48, 49, 55. Quale mentalità? Però, poi costano veramente tantissimi soldi. 49 è in promozione, quindi riesco a arrivarci. E quindi, avendo una nuova televisione, dalla settimana prossima, forse, no, probabilmente sì. Inizierò anche a fare gameplay di giochi per PlayStation 2 e forse per PlayStation 3, ma PlayStation 3 la uso solamente per guardare video in 3D perché di là ho la televisione in 3D in salotto e quindi ci guardo i film in 3D però. Con la Play 2 invece ci gioco e un po' di tempo fa mi sono ricomprata Dox per PlayStation 2. Sì, è per bambini dai 3 anni in su, però io lo adoro, ci gioco. L'ho trovato a GameStop a 4,98 euro, ho detto lo devo riprendere, devo farci gameplay. Quindi l'ho preso e ci farò gameplay su 49 pollici, oh mio Dio. E quindi niente, volevo soltanto dirvi questo. Volevo anche scusarmi per Nintendo Ox Più Cats, vedo che avete notato che ho cancellato i video perché non ci ho giocato, ragazzi. Cioè, l'ho iniziato, ci ho giocato per 2 giorni e poi l'ho lasciato là per altri 2 giorni. Ieri mattina sono stata a controllare i risultati e ancora non c'erano, sclero totale. Poi sono uscita con un mio amico e siamo andati un po' a spasso per il centro, visto che ormai ci trovavamo tutte e due lì. E poi il pomeriggio, dal pomeriggio fino alla sera tardi, fino a stanotte alle 2:30 di stanotte, sono stata a pulire e mettere a posto tutta la mia stanza, tutto il mio mobile dei fumetti. Avete presente il mio mobile dove ci sono tutti i fumetti, che sono 400 e passa fumetti? Ecco, ieri li ho tolti tutti, li ho spolverati tutti uno a uno, ho spolverato, pulito tutto il mobile, li ho rimessi tutti a posto e poi ho messo a posto l'armadio, la roba nell'armadio, il cassettone, la roba nel cassettone, le mutande, tutte le cose ripiegate per benino, tutto a posto. Ci sono stata tutto il giorno e tutta la sera e anche un po' di notte, tutta la notte perché fino alle 3 del mattino è mattina. Quindi, cioè, sono stata non so quante ore dell'orologio, dal pomeriggio alle 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ore praticamente a mettere a posto la stanza. Ho perso 5 anni di vita e niente, quindi essendo stata tutto il giorno a mettere a posto e a pulire, non ho potuto giocare ieri e neanche fare i video, ho solo risposto a dei commenti. Comunque, commenti cerco sempre di seguirli anche perché con più di 4.000 iscritti, commenti, cioè,
arrivano a valanghe e di conseguenza devo per forza commentare, cioè devo rispondere a commenti molto in fretta. Vabbè, niente, volevo soltanto dirvi questo, quindi niente, Nintendox, guarderò di ricominciarlo, ma non lo so. Se trovo un cane che mi convince veramente tanto, sì. Perché, vabbè, con Kira non è che mi trovassi male, però tutto quel feeling non ce l'avevo. Poi comunque io che vengo chiamata anche la maga dei nomi, che do un nome così classico e normale come Kira, insomma, io lo sapete, con i nomi non mi trovo granché. Se è un nome originale che mi piace, sì, se no, non tanto. Vabbè, per il momento è tutto. Queste sono le informations, le news che volevo dirvi. E niente, per il momento è tutto. E non so quando ci vedremo, o la prossima settimana, o oggi, o domani, o domani l'altro, se rinizierò Nintendox più Cats. Vedremo, non lo so. E vabbè, per il momento è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!